Ogni giornata di questo festival è stata dedicata ad una differente macrotematica. Oggi eh, la giornata è dedicata all'arte e in particolare al rapporto tra arte e spazio politico. E quindi su questo palco presenteremo Controcanto, che è una restituzione sotto forma di rivista di una ricerca teorica accademica e artistica. E ve la faccio vedere. <ride> La rivista in questione è questa qui. Eh, purtroppo non abbiamo copie fisiche, però potete trovarla eh, online cercando Morsi Editore oppure eh, in quartiere alla libreria Libra eh, o in Più Spazio 4 che è eh, appunto la sede dell'editore Morsi Editore. Eh, Controcanto è un progetto nato... Dal polo del Novecento, realizzato nel 2023, nel 2023 dal Centro Studi Piero Gobetti, in collaborazione con ARCI Torino, Fondazione Istituto Antonio Gramsci, Unione Culturale Franco Antonicelli, in collaborazione con Collettivo Stasis, che ha curato la call eh, di artisti, eh, i tre illustratori che hanno partecipato con le loro illustrazioni a, a, questo, mh, a questa rivista, e eh, Morsi Editore. Di che cosa si tratta? Eh, questo in questo volume sono raccolti gli scritti di eh, tre ricercatori e ricercatrici, Francesca Gabutti, Michele Sperlinga e Antonio Asciotto, che hanno, eh, hanno scritto, hanno ricercato eh, tre dei movimenti più significativi eh, di questo millennio, che sono il movimento dei movimenti alle cronache come movimento No Global, e il Movimento dell'Onda anomala e il Movimento Notav. E, io farei subito una domanda e chiederei come è nato questo progetto e perché la scelta diciamo un po' insolita di questa rivista a trama disciplinare invece che una restituzione artistica classica accademica. E, e qual è stata insomma la scintilla che ha fatto comunicare la ricerca artistica, quindi gli illustratori e illustratrici che hanno lavorato insieme ai tre ricercatori e ricercatrici accademiche. Eccomi, allora io provo a rispondere a questa domanda anche se ovviamente poi eh, l'origine del, diciamo, del progetto, l'idea del progetto che prevedeva già appunto la realizzazione di queste opere eh, congiuntamente a un aspetto artistico e illustrativo era originaria de, diciamo, dell'idea di progetto iniziale del Polo. Eh, noi siamo stati coinvolti come collettivo Stasis perché di fatto credo che da parte del Polo, eh, parlo a nome loro anche se non sono loro, eh, ci fosse stata questa intuizione del fatto che il connubio fra eh, la ricerca e lo sviluppo appunto di queste illustrazioni potesse essere in qualche modo un plus. Credo che però anche noi eh, poi abbiamo scoperto strada facendo dopo aver realizzato la colle, aver eh, insomma, scoperto i vincitori, aver lavorato insieme a loro, credo che anche noi abbiamo scoperto poi quale fosse il valore aggiunto della commistione fra eh, queste ricerche che hanno uno stampo prettamente diciamo accademico nel anche nella metodologia e queste illustrazioni come questo, questo connubio potesse dare un plus aggiuntivo. Devo dire che mh, credo che, questo, mh, che, che il fatto che questo plus si sia scoperto in corso d'opera dipende eh, da una cosa che faceva parte un po' delle nostre volontà nella riflessione sulla call, cioè cercare di costruire il progetto una volta scoperti diciamo, i vincitori della call e costruirlo insieme a tutti i partecipanti e le partecipanti perché ehm, eh, non volevamo trovarci nella condizione di aver costruito un progetto a priori di fatto e che poi vincitori e vincitrici si mh, fossero trovati di fatto a dover svolgere un compitino. Dal nostro punto di vista il rischio era quello che poi di fatto si potessero produrre delle illustrazioni didascaliche rispetto alle ricerche e che non si ottenesse quello che era nella nostra speranza e credo anche poi nella speranza del progetto nel suo insieme, cioè quello di dare... Un plus che si poteva creare soltanto se il lavoro fosse stato compiuto in maniera congiunta. Quindi eh, direi che non c'è una spiegazione di come l'idea sia nata, è più ehm, una, una cosa che ha convinto strada facendo, che abbiamo costruito insieme e che credo che poi, come spero, insomma, riusciremo poi a mostrare con, con quello che diranno anche i ragazzi e le ragazze. Che nel tempo ha mostrato la capacità di dare qualcosa in più. Credo che tutti noi e tutte noi ci siamo ritrovati un po' anche sorpresi eh, da, eh, il, da, dalla capacità poi narrativa eh, aggiuntiva che si è raggiunta con la collaborazione fra artisti, artisti e ricercatori. Um. Antonino, e tu sei qui in rappresentanza del. sei l'unico ricercatore perché Francesca Gabutti e Michele Sferlinga non sono uh, potuti essere qui. Tu hai fatto la ricerca sul movimento dei movimenti, cioè il nato alle cronache come movimento no global. Ci puoi raccontare un po' il progetto, uh, il tuo, uh, ovviamente, la tua ricerca? E se hai voglia di dire giusto qualche parola introduttiva anche sulla ricerca, uh, un accenno. si sente? sì, ok ciao a tutte e tutti um, dunque, allora um, ecco la scelta del um, dei, um, dei tre dei tre oggetti di studio, dei tre movimenti è stata una scelta um, è stata una scelta non scelta in realtà perché ci sono stati proposti dai vari um, dai vari enti um, e noi abbiamo avuto insomma, la possibilità di, di svilupparli in modo autonomo mh, con un focus diciamo, sul territorio torinese piemontese. Quindi um, sia il mio lavoro che il lavoro di Michele sul movimento dell'Onda sono fortemente centrati sul contesto cittadino torinese. Dunque, eh, appunto, brevemente mh, spiego un po' quali sono stati i lavori che hanno fatto i miei due colleghi amici che non ci sono. Eh, Michele ha fatto un lavoro sul... <coughs> Sul, sul movimento dell'ONDA, il movimento che tra il 2007 e il 2011 circa ehm, ha interessato praticamente tutto il mondo dell'università e anche della scuola in Italia. Ehm, Michele ha fatto questo lavoro essenzialmente dove eh, attraverso delle interviste a ehm, insomma, attivisti e militanti che avevano preso parte alle, alle mobilitazioni studentesche ehm, <coughs> mentre Francesca ehm, si è occupata del movimento Notav con un focus specifico anche sul, diciamo, sulla, sui miti, sulla mitologia che si è creata intorno al movimento Notav e eh, soprattutto sui canti popolari, sulle canzoni popolari e le canzoni di lotta del movimento. Um, i loro, due, I loro due progetti, assieme al mio, eh, avevano come, ehm, diciamo come linee guida eh, tre assi che poi sono stati diversamente sviluppati, eh, che sono eh, l'asse dei... insomma, diciamo, la linea corpi, la linea spazi e la linea visioni, che sono tre dimensioni che um, all'interno dei, dei nostri lavori ci è stato chiesto di, mh, insomma, di, di intrecciare all'interno della ricerca. Um, per quanto riguarda invece <coughs> la mia, il mio boom, contributo, Um, mi sono occupato del, del, appunto, del movimento dei movimenti a Torino, quindi un periodo che va dal um, 1999 fino al 2004 circa. Poi, ecco, anche dare delle date uh, di fine e di inizio dei movimenti è una cosa che um, insomma, si può usa fare per comodità, ma eh, non, non ci sono mai delle vere e proprie date in cui un movimento nasce e delle date in cui poi un movimento muore. Um, la cosa interessante del focalizzarsi mh, sulla città di Torino um, è stato il fatto che uh, su alcune questioni effettivamente uh, il movimento torinese aveva delle, delle specificità. Mm, rispetto ad un movimento mm, come è stato il movimento No Global, ehm, diciamo mm, è stato molto più interessante cercare le peculiarità dei singoli contesti, oltre che ehm, insomma. Ol mm, Superando insomma, la, la, la narrazione degli elementi comuni a tutte le, diciamo, le, le declinazioni del movimento. Nello specifico, mh, una delle questioni che, ehm, che ho trovato più interessanti, ehm, è anche in realtà, se vogliamo, abbastanza sì, insomma, divertente, ehm, è riferita, questo è, è un, un episodio, a ehm, una contestazione che c'è stata nel, nel dicembre del 2000 a Nizza contro, una, contro la Carta dei diritti del lavoro europeo, quindi una, essenzialmente un meeting di ehm, insomma, capi di Stato europei e, e dell'Unione Europea, ehm, appunto per il quale il movimento aveva organizzato delle contestazioni ehm, e tutta la, insomma, tutti i manifestanti che provenivano dal, da città che non fossero Torino sono stati bloccati alla frontiera a 20 miglia, eh, caricati e quant'altro, e eh, non sono mai riusciti effettivamente ad arrivare eh, a Nizza a... Di contestare il vertice. In questo caso la, la, la peculiarità torinese, che insomma, mi è stata raccontata da eh, anche lì mh, attivisti e militanti che hanno preso, che hanno preso parte a questa esperienza, è stata che eh, i torinesi sono gli unici che sono riusciti ad arrivare a Nizza, perché anziché prendere il treno, avevano preso il Pullman. Quindi i torinesi sono stati gli unici membri insomma membri gli unici mh, sì, appartenenti al movimento che sono riusciti a, uh, ad arrivare in città e contestare il, il vertice UE. Um, questo, insomma, è uno del, è uno del, degli, degli aspetti principali che uh, insomma mh, preso così fa capire come anche all'interno di un movimento che è globale poi ci sono delle varie sfaccettature che interessano tutte le, le, le singole città in base eh, insomma anche poi alla, a, a come quel movimento nasce e, e, e si sviluppa all'interno anche dei, dei, dei singoli territori cosa che poi ecco anche mh, insomma i lavori di Michele e di Francesca sono riusciti a, a restituire e diciamo che questo poi è stato insomma anche interessante, rispetto al confronto con gli illustratori e le illustratrici per, per dare insomma compiutezza poi al, al lavoro generale. Come una domanda per. Illustratori Fiammetta e Francesco. Eh, ho trovato davvero molto, un, un volume davvero molto interessante. Credo che un nodo fondamentale di, questo, di questa rivista sia un po' il nodo che si è andato a creare tra. Eh, arte, eh, ricerca artistica e ricerca politica. E per chi conosce un po' il mondo dell'illustrazione, insomma di solito il mondo dell'illustrazione è più legato eh, all'infanzia, a, a quelli che sono i libri e gli albi illustrati. Eh, da che cosa si, si vede se un, eh, un albo illustrato è un buon albo, è un prodotto di qualità? E dal fatto che racconta quasi una storia parallela. Alla storia narrata per, appunto, tramite le parole, quindi non un'illustrazione didascalica, ma bensì un'illustrazione viva che si inserisce eh, tra le parole e eh, racconta una, praticamente una, una sottotrama. E, mm, e sfogliando questo, questo volume controcanto, eh, quello che eh, esce proprio fuori è, è appunto questa, questo fatto delle illustrazioni che raccontano un'altra storia. Eh, e credo che questo vada ad arricchire tantissimo la ricerca accademica, appunto arricchita dalla ricerca artistica, perché eh, soprattutto eh, se pensiamo a questi tre movimenti, che sono stati eh, i movimenti che insomma hanno scritto eh, la storia dei movimenti di questo millennio, e eh, sono eh, dei movimenti assolutamente plurimi che si fondano su eh, corpi, eh, spazi e visioni, come è stato. Uh, è stato un po' descritto in questo modo il, nella rivista divisa per corpi, spazi e visioni, e le illustrazioni hanno sicuramente ampliato e amplificato la portata della restituzione uh, di, di questi corpi, spazi e visioni. E, non so se volete raccontarci un po' come avete affrontato uh, questa ricerca artistica e come vi siete confrontati con uh, i ricercatori e le ricercatrici. e... Um, e niente, se avete un commento da fare su, su questo volume. Ciao, io sono Fiammetta e sono un'illustratrice un che ha collaborato per il volume Controcanto. Ho lavorato insieme a Antonino per realizzare le immagini del, che raccontano il movimento dei movimenti e um, ho risposto alla call. Um, incuriosita da questo progetto che effettivamente è stato atipico rispetto a tanti altri che vengono proposti a noi illustratori, che come diceva Alessia l'illustrazione è spesso relegata al campo dell'infanzia, eh, meno quella degli adulti, ahimè, e tantomeno ad una pubblicazione come può essere una ricerca eh, accademica. Eh, però, questo è quello che mi ha incuriosita, ci ha incuriositi e ci ha spinto a partecipare al progetto e cercare eh, nuove soluzioni per eh, raccontare un testo così, così complesso. Eh, un albo illustrato, a differenza da, di un libro, eh, non ha solo parole ma anche immagini, eh, e non ci sono solo immagini. Quindi, un albo illustrato, eh, la sua buona riuscita. Secondo me è proprio eh, è grazie a un equilibrio che si deve creare tra la parte scritta e, e quella di immagini. Una non deve sovrastare eh, l'altra e questo si può eh, ottenere in tantissimi modi. E nel mio caso, appunto. Eh, dopo essere stata selezionata abbiamo, siamo stati messi in contatto con i ricercatori e eh, io e Antonino abbiamo, eh, ci siamo confrontati a lungo, soprattutto lui mi ha spiegato eh, meglio tutta la parte storica e ha risposto alle mie lacune. E, eh, dopodiché io ho prodotto delle immagini che effettivamente non sono di al testo. Eh, ma eh, vogliono essere altre suggestioni rispetto eh, a quello, al lavoro di Antonino eh, che vadano a creare eh, domande eh, che, che possono protrarsi anche successivamente alla lettura. Questo però è stato il mio, la, la mia, il mio iter e fungo, non so se vuoi. Eh, ciao a tutti e tutte, io sono Fungo eh, Francesco. Io ho disegnato le parti, le illustrazioni invece relative all'onda. All eh, anche io, come Fiammetta e come Tommaso, che salutiamo, eh, ho risposto alla, <ride> ho risposto alla, alla chiamata. Eh, super, beh, per me, chiamata, io non uso call, odio l'inglese che, 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 che è dappertutto. Quindi dico chiamata. È la chiamata divina. E... Sui tre movimenti sono andato a colpo sicuro sull'Onda <coughs> perché è un movimento che è poco raccontato e... da tanti punti di vista, è un, po', è un po' scomparso perché è stato sicuramente un movimento anche molto. c'è cioè una fiammata di pochi anni che è un po'. Molto recente, quindi è scomparsa forse velocemente, e mi piaceva molto perché l'ho vissuta sia da Pischello, quindi da studente delle superiori, sia adesso andando a insegnare da, diciamo da, da prof, vedo il, il retroscena e i disastri che ha causato quello contro cui si lottava all'epoca. Cosa che ho scritto anche partecipando alla call. La chiamata e ho scritto questa cosa qui, questa doppia valenza che aveva per me, cioè da studente e da prof. E anche io sono stato messo in contatto poi con il ricercatore che è Michele, che ha, che ha scritto la ricerca sull'Onda, che essendo tra l'altro più giovane di me non aveva partecipato all'Onda, quindi era super curioso, abbiamo avuto questo scambio, lui mi ha fatto conoscere cose che io non conoscevo delle, di altre città, magari di, altri, di altre parti, realtà del movimento, di altri eventi anche che erano successi durante l'onda e io gli ho portato un po' la mia minuscola e parziale esperienza. E, mh, le illustrazioni, io ho fatto delle cose che per me erano tentativi molto di sintesi, cioè a me piace fare delle illustrazioni che siano un po' come idea quella del <ride> idea tipo tatuaggio, cioè un'immagine che riesca a racchiudere tanti significati, tanti simboli in, in pochi tratti, in poche... In poche, in poche immagini e quindi mh, mi è piaciuto spaziare un po', poi purtroppo non sono riuscite a finire tutte dentro il libro perché per quanto sia bellissimo e grandissimo comunque eh, non c'era spazio per tutto, e, mh, però è sicuramente stata una, una bella possibilità quella di raccontare questa, questo movimento, quello dell'onda e anche in un contesto io sono di solito abituato a fare illustrazioni cioè o per cavoli miei o nell'ambito di, di graffiti quindi gemme cose di questo tipo qua o locandine per eh, eventi di movimento benefit o cose di questo tipo quindi avere un respiro più ampio e poter fare più illustrazioni è stato sicuramente un vantaggio cioè non, non devi fare solo l'immagine della locandina che colpisca e che sia tutto lì ma poi Sfaccettare il movimento e quello che è stato in vari disegni. E, e poi anche la possibilità di rapportarsi con un testo scritto che non sia la data dell'evento o la data o il motivo del benefit, ma eh, puoi attingere a una storia molto densa e, e molto ricca e quindi un, le illustrazioni per me sono state anche un, un dialogo, un confronto con quello che era successo, quello che avevo vissuto e quello che ho scoperto grazie a Michele che ha fatto la ricerca. Mm. Allora, mi sono accorta che prima non vi ho presentati, scusate. E qui per Stasis c'è Angelo, che ha parlato prima, e c'è Francesco. E magari voi eh, potete raccontarci un pochino di più su... Eh, appunto, questo è un progetto eh, finanziato e realizzato dal Polo del Novecento eh, in collaborazione con una miriade di... Eh, altre fondazioni, istituti, insomma, ha eh, una committenza istituzionale. No? E, mh, voi eh, la prima presentazione di questo progetto l'avete fatta proprio al Polo del Novecento e invece oggi siete qui eh, al, nel giardino del Centro Sociale Ascatasuna. E, mh, come l'avete vissuta un po' all'interno di questa ricerca il rapporto tra margini e centro? Cioè come siete riusciti magari a coniugare eh, degli ambienti che eh, sono eh, all'apparenza e anche non solo all'apparenza agli antipodi. Ciao a tutti e tutte, e... allora innanzitutto è un piacere essere insomma qua. E più devo essere onesto che al Polo del Novecento a presentare questo lavoro eh, perché forse l'obiettivo iniziale era, era proprio questo, nel, nel senso che nel momento in cui ci è arrivata sorprendentemente questa richiesta di eh, cercare di coordinare, di curare eh, la parte artistica del volume, nonché il rapporto tra ricercatore e artisti artiste, e artiste. Io mi sono. cioè la, la chiamata è arrivata a me. E poi ho chiamato Angelo e io mi sono abbastanza cacato sotto, nel senso che ho detto: Boh, io questa roba non, non sono non mi sento nella posizione di farla. Nel non sentirmi nella posizione di farla, credevo di assumere anche la posizione del collettivo, nel senso che almeno io personalmente ho vissuto il movimento no global dagli occhi di mio fratello che è dell'86. I primi momenti di politicizzazione li ho vissuti con, con l'onda e poi sono arrivato a Torino. Ho scoperto boh, il movimento Notav da vicino e per me quindi aveva un valore affettivo eh, parlare di questa roba qui, ma non mi sentivo assolutamente intitolato o non più di altri a farlo. Quindi mi sono anche chiesto: insomma, perché questa chiamata è arrivata a noi, come ce la gestiamo, se accettiamo. E... Poi con Angelo ci siamo presi coraggio e l'escamotage è stato quello proprio di partire da ciò che ci metteva in difficoltà, quindi il nostro posizionamento e rendere la chiave del posizionamento, eh, la chiave anche tematica eh, poi di, di selezione degli artisti e delle artiste e di guida del, del lavoro che è stato fatto successivamente. Quindi ne è uscita una call che, che è stata sicuramente atipica perché non ci siamo concentrati minimamente sul curriculum o il portfolio degli artisti e delle artiste, ma abbiamo cercato dopo una, un confronto con i ricercatori e le ricercatrici di creare una sorta di archivio di, di esperienze e di materiali a cui i potenziali artisti e artiste potessero eh, accedere nel momento di eh, risposta alla, alla call per diciamo, testimoniare eh, già un, in che chiave avrebbero declinato l'eventuale collaborazione, avrebbero usato gli spunti eh, provenienti dagli artisti e del, eh, cioè dal, dai ricercatori e le ricercatrici, e cercando anche di, di scoprire un po' chi, chi erano queste persone e il loro rapporto con, con il movimento quindi quanto fossero legate affettivamente, inga ingaggiate anche nei, nei, nei movimenti stessi e lasciando, come Angelo prima di me ha detto, tutto il lavoro un po' più di, di produzione a una corricerca e una coproduzione eh, successiva. Quindi poi sono partiti dei mesi, a mio avviso, molto, molto avvaloranti, un'esperienza molto bella in cui ci siamo eh, incontrati in contesti più o meno informali, online e non, e abbiamo riflettuto su come integrare questi due linguaggi con l'obiettivo di arrivare a un prodotto finale che fosse... Più della somma dei, dei, dei suoi componenti, perché la committenza istituzionale, e eh, questo lo dico fuori dai denti, voleva che diciamo, l'immagine fosse un orpello, forse un po' più della pubblicazione, e anche la call fosse diciamo, avesse un taglio orientato a eh, coinvolgere su questi temi persone non molto vicine. Inteso eh, magari studenti dell'accademia, piuttosto che di scuole artistiche varie. Noi eh, abbiamo voluto portare chi fa, fa l'arte, ma fa anche il movimento, a trovare uno spazio di divulgazione più ampia. Che eh, spesso, quando poi c'è anche un costo di una pubblicazione e di produrlo, si. Si, si, si trova più facilmente se c'è qualcuno che, che lo, fi, lo finanzia, quindi c'è è sembrata un'occasione per cercare di stare col piede in due staffe, una cosa molto difficile che speriamo di aver fatto insomma, bene, questo lo può dire solo chi legge. Insomma, secondo me è assolutamente riuscito questo, io ho letto il volume e poi lo mettiamo tra l'altro lì in consultazione e quindi vi invito a, a, a leggerlo, sfogliarlo perché è, è davvero significativo, le ricerche che se ne sono uscite sono davvero, eh, davvero alte, significative e trasmettono tantissimo di quello che sono i movimenti. E, mh, Cosa magari possiamo aggiungere eh, prima di lasciare spazio alle domande? E forse un po' ehm, chiedersi qual è l'importanza eh, dell'arte nel raccontare e nell'essere utilizzata come mezzo comunicativo e critico. Quindi appunto eh, qui la, la ricerca artistica non è di diascalica, non è un orpello come dicevi eh, tu alla ricerca, ma è parte integrante della ricerca. Quindi appunto qual è eh, in questo caso il ruolo dell'illustrazione, ma dell'arte in generale eh, all'interno appunto della politica e del, del raccontare eh, le, eh, i movimenti, l'agire eh, collettivo e politico. E l'ultima persona che non avevo presentato prima è Ray Rai, curatrice che ha scritto la prefazione e la postfazione di Controcanto. Ciao a tutte e tutti, grazie di essere qui. Allora sì, in realtà io ho partecipato alla scrittura della postfazione insieme ad Angelo Francesco, eh, sono stata invitata da loro un po' in ultimo in coda al progetto per eh, insomma, aiutarli a dare un taglio più Teorico dal punto di vista storico-artistico su quello che poteva essere appunto eh, la commistione tra arte e quello che sono le ricerche teoriche e politiche. Eh, come già hanno anticipato sia Fiammetta che mh, Alessia che Fungo, eh, secondo me in questa restituzione le, le illustrazioni sono proprio il punto focale della ricerca, oltre ovviamente alla parte teorica che eh, è il fulcro, è la base da cui parte tutto. Eh, se. Pensiamo a livello generale, eh, da sempre l'arte è stata utilizzata per celebrare eh, il potere politico e religioso eh, dalle grosse committenze che di solito hanno sempre un po' comandato no, le nazioni e i vari stati. Eh, a partire dal, dal, dal XIX secolo di, eh, invece eh, si inizia ad emancipare fino a stravolgersi inizia a stravolgere la sua funzionalità, inizia a stravolgere i luoghi dove si espone e si fa manifesto dell'io spesso. Spesso diventa anche volentieri solo una mera opera d'arte da ammirare senza che possa portare un vero significato. Secondo me la collaborazione di illustratori e illustratrici eh, in questa pubblicazione rende ben evidente eh, quale, sia, quale sia il ruolo dell'arte all'interno del mondo accademico e informale. Eh, infatti, il ruolo, secondo me, il ruolo che l'arte eh, deve assumere è proprio quello di strumento di comunicazione e strumento di azione. Eh, io credo che l'arte sia un metodo comunicativo di traduzione, eh, l'arte è, è un linguaggio comunicativo, quindi l'arte parla e eh, soprattutto trasmette eh, dei concetti eh, grazie a un linguaggio universale che è quello delle immagini. Mm. Spesso accade, soprattutto nell'arte contemporanea, eh, soprattutto l'arte da grandi collezioni, musei, l'arte. Diciamo, come, siamo come siamo abituati a immaginarla, eh, spesso succede che l'opera d'arte rimanga fredda, eh, rigida, eh, a sé stante e che purtroppo si faccia solo appunto, come dicevo prima, eh, portatore di un messaggio mh, edonistico e quindi estetico. Eh, rimane spesso distaccata da quello che è secondo me il, il reale eh, o addirittura ogni tanto si fa specchio di quello che è la realtà e la contemporaneità senza però mai dare un taglio veramente critico eh, a quello che, eh, a quello che insomma, riflette. Mm, io mm, ho trovato molto interessante la commissione che c'è stata in questa, in questa ricerca tra arte e, mm, e teoria, sia perché, come diceva prima Alessia, eh, l'illustrazione spesso viene eh, appunto confinata a un immaginario molto eh, di infanzia o comunque leggero, eh, fumettistico. Mentre, questa volta eh, è ben riuscita a tradurre quello che eh, sono le ricerche eh, teoriche che sono state portate. Infatti, come ultimo commento eh, mi viene da dire che per fortuna eh, ci sono artiste, artisti soprattutto contemporanei emergenti, che eh, riconoscono nell'arte la responsabilità di dover comunicare e di dover dar voce alle marginalità. Eh, rendendo concetti che possono essere lontani e magari non alla portata di tutti, invece molto più, eh, molto più eh, alla portata di tutti e tutte. Vai, vai. Ehm, aggiungo eh, una cosa che mi viene in mente adesso e sul. Eh, mentre parlava di linguaggio, la, la fortuna del, che abbiamo avuto secondo me come illustratrici è stata quella di condividere il linguaggio dell'illustrazione, seppur ognuna con i suoi, eh, il suo stile, le, i suoi percorsi, le sue radici, però noi abbiamo avuto la fortuna che non hanno avuto i ricercatori di poter parlare e di confrontarci in corso d'opera. Quindi mentre ognuno di loro ha fatto una ricerca seguendo il suo... Mh, il suo canale, secondo le sue fonti, intervistando le persone che hanno vissuto quel momento lì, quel movimento lì, noi abbiamo potuto poi, forti di queste ricerche, mischiarci e ragionarci insomma tra noi. Quindi il linguaggio dell'arte è stato anche una, un vantaggio forte da questo punto di vista qui e... Mh, Pensando invece al discorso prima della, degli, degli antipodi, Napoli, no? Apollo del Novecento, poi venire all'Asca, sicuramente una delle cose che mi ha convinto a partecipare a questo progetto è stata la libertà che c'era all'interno del, del progetto. Quindi libertà per i ricercatori e le ricercatrici di scrivere e di ricercare come meglio credevano e scrivere quello che volevano sul, sui movimenti a cui si sono approcciate e per noi disegnatori e disegnatrici idem, cioè avere la, la libertà massima di poter disegnare quello che volevamo. Che molte volte in tanti progetti ti dicono sì fai quello che vuoi, poi dopo quando presenti le illustrazioni ti dicono Eh ma qua aggiungi, cambia, qui togli. E mentre qui c'è stata veramente una, una grande libertà l'unica cornice che abbiamo avuto è stata quella della, della restituzione finale per cui avevamo un numero di battute e un numero di illustrazioni ma per fortuna probabilmente, probabilmente perché se no avremmo fatto magari o, o cinque libri o un libro da duemila pagine quindi questo anche era una cosa che ci tenevo a dire yeah. Questo progetto è stato anche eh, è stato un, un più eh, di Giuseppe Bergamino che ha eh, ideato un'installazione multimediale. E su questo, sulla rivista c'è un QR code, ma noi la proietteremo anche stasera eh, all'interno della mostra, che è qui presente eh, nei giardini del Centro Sociale Ascatasuna, e un'installazione multimediale chiamata Lucciole. E, Allora, no, provo, provo a descrivere il lavoro di Giuseppe. E quando ci è stato chiesto di curare diciamo, la parte artistica di questo volume abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto includere anche un'opera che rispondesse di più al taglio di delle cose che, che facciamo con il collettivo, che è principalmente dedito alla produzione di... Eh, opere di New Media Art, quindi installazioni, opere multimediali, audio-video e quindi una diciamo, delle track, cioè delle, delle, delle possibilità per, per la call era, era fare domanda per la realizzazione di, di un'opera multimediale eh, che noi in realtà ci immaginavamo più nella forma dell'installazione da includere nei momenti di, di restituzione e invece quello che, che ci ha sorpreso del, del lavoro di Giuseppe è stato che sì era un'installazione ma un'installazione web e lui aveva lavorato già tantissimo partendo dal materiale d'archivio che noi avevamo dato come input per la call creando questa, questa pagina web dove dei, delle lucciole, dei, dei punti di luce si muovono secondo un algoritmo e e nel momento in cui si incontrano più o meno lucciole eh, vengono triggerati del, degli audio che lui ha attinto dall'archivio creato dai vari ricercatori, quindi sono suoni dei vari movimenti, eh, stralci di interviste, momenti nei cortei, eh, e cori eh, e che cos'altro ci può essere a livello di audio. Credo ha detto più o meno tutto. E... E eh sì, funziona così. Si è allargato mano a mano sempre di più, e credo che lui ci stia ancora lavorando, quindi è, è un'opera un un in divenire. E magari possiamo lasciare anche un contatto se si vuole contattare per mandargli materiale, potrebbe essere una cosa interessante. Ci sono delle domande? Qualcuno? Ciao, grazie della presentazione, eh, vi chiedo un paio di cose, eh, mi presento, io sono Tommaso, faccio ricercatore di storia all'Università di Torino e eh, lo dico non per posizionamento e basta ma perché io due anni fa ho fatto parte del progetto prima di questo, che era il progetto Polis, che aveva le stesse finalità ma era incentrato sui movimenti di protesta anni 60 e 70, più o meno. Eh, vi chiedo due cose, più o meno separate. Una, eh, dato che il progetto nostro ha un taglio molto più accademico. Se devo essere sincero, ha avuto una restituzione che non è andata benissimo, nel senso che, come dicevate voi, c'è un po' il limite del polo che meritoriamente secondo me sta provando ad aprirsi molto negli ultimi anni a, a questi aspetti qua, però non riesce un po' in qualche modo a sfondare una barriera quasi generazionale, viene da dire, no? nel senso che ha frequentato anche a livello di, di età da persone molto, molto anziane. E, e quindi la restituzione nostra è andata non benissimo. E probabilmente il taglio che era molto accademico non è anche favorito tanto questa cosa qua e quindi vi chiedevo, visto che siete riusciti a fare questo approccio un po' più ibrido, io conosco bene Tommaso e le illustrazioni che fa, che sono anche molto dirette e hanno un, un bell'impatto, se questa cosa qua ha aiutato ad aprire un po' di più eh, diciamo, l'espansione le, del progetto, a, a far sì che più persone lo entrassero in contatto e lo, e lo condividessero in qualche modo perché con noi non ha funzionato ovviamente, e la seconda questione invece un po' più tecnica per chi ha fatto i disegni, volevo sapere se anche voi, come chi ha fatto le ricerche più di taglio storico, avete approfondito un aspetto più di ricerca, diciamo più o meno storiografica, archivistica, guardando l'iconografia che autoproducevano i movimenti che avete studiato, che avete illustrato, per ispirarvi in qualche modo e prendere ispirazione. Grazie, ciao. Allora, mi sento di rispondere un attimo velocemente io alla prima questione. In realtà sì, noi oggi non abbiamo eh, raccontato tutta la questione diciamo, della cornice di progetto che c'era al Polo e il progetto Polis di fatto anche questo progetto di quest'anno è conseguenza di quella cornice. Eh, una delle ragioni per cui siamo stati coinvolti o perlomeno come ci è stato detto appunto era eh, il tentativo di eh, creare un'apertura maggiore anche del Polo nei confronti di un pubblico diversificato, il taglio che avevano utilizzato, però devo dire la verità che se ehm, la premessa iniziale da parte del Polo come è chiaro che sia probabilmente era appunto questa di Uh, coinvolgere qualcuno che fosse in grado di dare un taglio uh, differente al risultato finale per ampliare il coinvolgimento devo dire che nel, in corso d'opera uh, abbiamo operato con cioè, abbiamo avuto la fortuna di poter operare con grandissima autonomia quindi di fatto c'è stato in parte un risultato, secondo me, anche alle presentazioni del Polo per risponderti, eh, abbastanza compiacente, nel senso che eh, effettivamente il pubblico era un pubblico più diversificato di quello che anch'io sono abituato a vedere al Polo in altre occasioni e anche un pubblico più giovane. Credo che questo abbia anche un pochettino eh, sia stato anche conseguenza del, delle persone che sono state invitate ai vari incontri che hanno creato eh, più un dibattito, diciamo, sul tema della ricerca che una una dissertazione diciamo, accademica sul al, il metodo di come fosse stato scritto il lavoro. E, e quindi sì, in, in un certo senso penso che abbia ampliato il, il, la restituzione al Polo, ma credo che siano più che altro questi momenti che stiamo organizzando al di fuori. Eh, di, di, di quelle restituzioni primarie. Credo che, e mh, questo ci tengo a dirlo, tutti questi momenti di restituzione che stiamo immaginando successivi non erano previsti nel progetto iniziale, che doveva concludersi con la presentazione al Polo di fatto, e sono nati dalla volontà di tutti i partecipanti e le partecipanti che di fatto una volta che abbiamo fatto le presentazioni al Polo ci sentivamo che... Eh, mancava ancora qualcosa in realtà, perché, eh, come si può capire, ampliare anche un po' il pubblico al polo, una restituzione all'interno di quelle mura non era di certo il tipo di raggiungimento che ci potevamo immaginare. Avendo visto che si era creato un certo grado di entusiasmo e di partecipazione, non soltanto finalizzata la pubblicazione, ma proprio insomma ci siamo incontrati fra di noi, ci siamo trovati bene, abbiamo pensato di aprire questa iniziativa esternamente e credo che. La vera apertura poi sia portarlo al di fuori di quel contesto, cioè dargli una sua autonomia al di là del contesto che l'ha generato e mantenere vivo il progetto al di fuori del progetto Polis, del Polo, della Restituzione, eh, ma portarlo insomma nelle librerie, nel. nel, nel ok. E invece, per quanto riguarda le illustrazioni, eh, vabbè, parlo un po' del processo che ho avuto io. Comunque, sì, c'è cioè, stata una ricerca. Eh, innanzitutto, perché quando abbiamo deciso di rispondere alla call i nostri relatori avevano già creato un archivio a cui noi potevamo attingere eh, proprio per presentarci e per farci un'idea eh, di immagini e video. E, e poi sì, perlomeno per, per io ho cercato tantissime immagini sul web, ormai veramente possiamo trovare qualsiasi cosa, tanto che i colori che ho deciso di utilizzare, in realtà nelle mie illustrazioni ci sono tanti riferimenti che. Così a colpo d'occhio secondo me non si capiscono, però ad esempio i colori che ho deciso di usare li ho campionati prendendo una foto di donne zapatiste, eh, campionando i loro abiti coloratissimi e poi tutte le illustrazioni hanno preso quei colori lì. E, e così per tutte le immagini. Poi ovviamente eh, le foto sono state trasformate, però sì c'è stato. Mh, una grande ricerca. Io sull'onda, proprio perché è un movimento era poco rappresentato ed ero comunque alle superiori quando l'ho vissuto, ho scoperto tante cose grazie a Michele, il ricercatore, e tra cui per esempio questa figura di virtuale di Anna D'Amolo che era stata creata, che era l'anagramma di Onda Anomala, che era una roba... Adesso vorrei dire se era romana, credo o milanese, insomma, comunque da grande città che nella mia piccola non, non era comparsa, e quindi ho scoperto questa cosa qui. E, e anche avevano fatto una, c'è cioè un sito che è ancora attivo, quindi se volete andarvelo a vedere è, è il sito di Anna D'Amolo, perché poi era, era questa figura che era, dava voce a, a tante eh, istanze del mondo della scuola. Quindi Anna D'Amolo era una precaria, Anna D'Amolo era una studentessa, era una. Mh, Insomma, tutte le persone che potevano essere collegate al mondo della scuola e portavano delle, delle criticità. Poi è stata anche eletta ministra dell'istruzione a un certo punto, pirata, con una mossa molto divertente. E questa poi un'altra cosa che ho scoperto erano invece le lezioni che facevano i ricercatori universitari eh, al, nelle, nelle metro, eh, per, a cui ho dedicato anche un'illustrazione, eh, che è un'altra un cosa che io non, non avevo sentito, un po' perché mi riferivo al mondo delle superiori, un po' perché per esempio c'è il video su YouTube, ma io c'è YouTube probabilmente non, sì, forse ce l'avevo, ma lo guardavo poco, non so. E, sulle illustrazioni, poi, dopo, al di là di, di questa cosa qui, quindi Anna Damolo, che in realtà poi non è finita nella pubblicazione e dei ricercatori in metro, io ho fatto un discorso di sintesi partendo dal presente, cioè più che, pensa, più che pensare alla, a come era rappresentata e, e com'era l'onda quando l'ho vissuto, ho pensato molto anche all'adesso. Cioè quindi cosa rimane dell'onda, cosa cosa vorrei che fosse rimasto ho pensato un po' a più a riattualizzare il, il, questo movimento qui o quello che, quello che è il suo lascito per me ci sono altre domande? qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Perfetto, allora grazie mille a tutti e tutte per aver partecipato a questa, a questa presentazione. E, ricordo che alle ore 20 ci sarà la proiezione di Piero Gilardi di Daniele Segre, e, con i cammelli produzione e Orietta Brombin. E alle ore 22 ci sarà la stand-up comedy, quindi non andatevene, restate qui e faremo anche una. C'è una mostra. Guardate, ci sono delle. no, da visita guidata a no, sono... Abbiamo quattro opere di Gilardi che sono state donate eh, dai movimenti appunto da, da Gilardi e le potete vedere un po' sparse per i giardini e c'è anche una piccola mostra di artisti eh, emergenti e non, eh, con eh, didascalie e eh, tutto quanto. Andate, andate un po' a esplorare. E grazie mille. Aggiungiamo le prossime presentazioni, che probabilmente non interesseranno alle persone che sono qui, ma lo direte alle persone che non ci sono, e che saranno il 19 aprile a Libra, la libreria che c'è in, in Santa Giulia, e che tra l'altro ha le copie anche del, di Controcanto, e invece eh, l'8 giugno a, saremo a Inchiostri Ribelli a Firenze. Ehm, non mi ricordo se il posto c'è già o no, comunque insomma, restate connessi a Firenze, saremo ospiti delle... Esatto, non si sa dove ma state connessi, non si sa dove stare connessi, ma comunque Morsi come editrice pubblicherà info.